Bene a tutti ragazzi, siamo Nicola e Samuele e oggi siamo in questo video. In questo video ragazzi faremo la reaction che mi sono già dimenticato, che faremo Lecce-Juventus. Ragazzi, allora non farò le reaction sul mio canale, ma non vi preoccupate che lo faccio le reaction sul nostro canale. Intanto prima di iniziare lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vabbè ragazzi, mancano 5 minuti. E ragazzi, era quasi finito il film, ma iniziamo subito la reaction, quindi scusate che ce la vediamo in tempo. Ragazzi, reaction Lecce Juve sta per iniziare e forza Juve. Abbiamo rischiato. Angolo per il Lecce. Sul primo, dove però i compagni non ci sono più le caratteristiche insostituibili, però chiamato oggi secondo me ragazzi da una prestazione. Tanto sposta il microfono per battere l'angolo e avere più spazio. Fabio Miretti, tutti centrali della Juve dentro su questa battuta. Miretti lungo sul secondo cuore a McKennie, salvataggio quasi sulla linea direi di Kurstovic, ancora su palla inattiva Juve. Dall'altra parte c'è Andrei, litiga con il pallone, Miretti un'altra volta, poi con l'esterno, illuminati, Vlahović, becco tra la seguire, Vlahović, sposta, cerca il tiro, non c'era più l'anno, per trovare la porta, per dritto, cerca di restituire a Vlahović, che riesce a passare davanti a Pongracic, Kostic, calcia! Prima connessione fra i due attaccanti della limite, un tocco e poi il tiro, c'era Madani, non è finita, Ildiz su Vlahović, Ildiz subentra, è finito giù Vlahović, si gioca, Danilo può riproporre il cross, eccolo qua, Vlahović la tocca ma non la controlla. Interessante, Cambiaso con il cross, Vlahović la sfiora, non la prende nemmeno Kostic, un poco, ma che palla, apre Ildiz, sponda, Gatti, lascia a Locatelli, si rimette in posizione per ricevere crossare Cambiaso, sposta ancora sul mancino, Almqvist con la lettura su Miretti, poi McKennie nel contrasto, palla buona per Kurstovic, ma ha negato il fischio anche perché poi c'è stato uno scontro duro, fino va lì, Almqvist, cross dentro, troppo alto. Sì, ma hanno già fatto il movimento, sia Kurstovic che Uden tagliato. Cino Ramadani, Kurstovic con l'esterno, Gonzalez, non facile tenerla lì. Locatelli molto basso, poi Vlahović, Pongracic prima dell'arrivo di Ildiz. Testa di Uden, poi Bremer. Ancora a staccare Cambiaso con Cabà. Gonzalez all'indietro. Gallo. C'è tanta fisicità. Poi pallone fuori per Miretti che velocizza. L'idea credo fosse di andare da Ildiz, ma che dopo gli dedicate. Gonzalez sposta, c'è cioè vicino a questo cambio di campo buono per Jandré. Un paio di rimbalzi e poi il controllo di Jandré che ripropone subito un cross. Sbilenco che finisce sull'esterno della rete. Di Kurstovic letto da Locatelli, poi palla persa la Juve da Miretti, Kurstovic la lascia lì quasi col tacco, Miretti se la va a riprendere, poi Ildiz di tecnica andare via, Ildiz sprinta, Ildiz corre con Vlahović, Ildiz con l'esterno vede con la coda dell'occhio l'arrivo di McKennie, scivolata di Gallo che sfiora il pallone e firma il contropiede della Juve. Servito 1-2 che non si chiude. Danilo su Almqvist che tocca, palleggia, sombrero, tecnica e poi sprint. Kostic con la spallata e con il fischio di dovere. Sinistra Uden, Ramadani invece va dentro da Gonzalez. Dopo il tocco c'è Gatti. Cabà una volta, non la seconda perché arriva Cambiaso. Miretti con l'assist. Messo un po' troppo forse con questa giocata, la palla ancora buona, Miretti fuori dal campo, Kostic che crossa Vlahović che la tiene lì, poi Jandré, il tocco di Ildiz è con il braccio, nata da lui questa azione. Ragazzi è finita un po' leggero magari di rimanere fuori dal campo quando la palla era ancora disponibile, Miretti detto questo finisce Lecce-Juve. Ragazzi, sta per iniziare il secondo tempo. Ragazzi, sia il secondo tempo, forza Juve, brucia tutti, Acqui, se poi va giù in area, contatto regolare. McKennie, frenata. Gonzalez, Gallo Gonzalez. Possiamo commentare da Ricci dentro l'area, Kostic palla bassa su Vlahović, subentra Miretti, tiro deviato, angolo,
gira tanto questa palla con McKennie e se l'è ritrovata un'altra volta, non è riuscito a dare forza su quel colo qui, cambiato, lo fa passare Vlahovic, non trova la porta. Allora, l'occasione migliore della Juventus era il terzo cross di Coppa, cerca suo mancino, acquista ancora al limite, acquista tiro fuori ma con deviazione, ando per il Lecce. Mascherotto e Pongracic ovviamente dentro. Pallone su Krstović, sul primo anticipato Krstović. E allora Miretti ha una chance, attacca con quattro uomini che stanno arrivando, la Juve da dietro rimonta, non fallosa su Miretti, dall'altra parte Ramadani con il break. Squadra in lunga adesso, Ramadani, largo, Jandré, aspetta, adesso passa da Alquist, adesso sul destro Alquist, chiuso, angolo, partita che si è velocizzata sotto play della Juve, come si vedeva andare da Vlahovic. Per il Lecce, Uden tagliato verso Baschirotto, svetta Gatti, Gallo può riproporre subito, cross basso il suo, Kostic direttamente nella panchina del Lecce, poi se la prende su che va con l'assist, c'era dentro Vlahovic pronto a colpire, UEA, battuta di Kostic, uscita di Falcone che non la prende, non la prende nessuno. Allora adesso sì, il cambio lo fa, controlla, il Diz al limite, il Diz centrale, c'è Falcone, non è finita, Cambiaso ripropone subito per Vlahovic, gol! Dusan Vlahovic, tutti i gol nelle ultime 5 partite, nel momento del bisogno, 1-0. È diventato ormai una sentenza, su questa palla morbida rimessa intelligentemente da Cambiaso, sì, si corre ma riesce a indirizzarla sul secondo palo e la Juventus va in vantaggio. Si erano allungate le squadre contro Gallo, fresco UEA, punta, frena e poi va fuori dal Locatelli che ripropone subito su Vlahovic, colpo di testa con Gallo che deve arrivare prima di UEA che aveva letto la situazione, poi Gatti controlla e la tiene in campo UEA. Sì, coinvolto ancora nell'azione, questa immagine fosse un cross, non gli riesce. Kostic va dentro sul primo e alla fine deve salvare Kabah su questa situazione. Si è trovato più avanti della spizzata di Cambiaso, sì. Vlahovic. Infatti di cui si sta lamentando ancora, pallone in quella zona, Baschirotto, Ildiz, controllo. Controllo ce l'ha questo ragazzo. Morbio sul secondo, arriva McKennie, sponda! Palla in porta, 2-0 Juve. Da capire Vlahovic che stava arrivando su quella situazione, quanto ha influito e si è toccato quel pallone per quel che riguarda la sua posizione. Dalla faccia di McKennie, secondo me la palla finiva dentro, ma l'ha toccata Vlahovic. Ragazzi, mi sa che l'ha toccata o McKennie o Vlahovic. Intanto il pallone per McKennie, colpo di testa di McKennie. Sì, sicuramente la tocca Vlahovic. Cioè, capire se era già dentro questo pallone oppure no. Detto questo, ora McKennie. Angolo per il Lecce. Da aspettare un attimo, ribattere questo calcio d'angolo. Sull'angolo di sempre Anquist, palla molto alta che spiove, viene controllata da Pierotti, poi Locatelli che sa, l'ultimo tocco è stato il numero 50 del Lecce, giro Szczęsny tiene lì a McKennie, UEA frena, UEA 1-2 con McKennie, non si chiude perché c'è Dorgo, poi spinta di McKennie, si gioca Vlahovic, non trova la forza giusta per andare di testa a chiudere, battuta lunga con il calcio di Bremer che chiude tutto, fa 3-0 per la Juve, strapotere fisico totale di Bremer, la palla messa bene al centro dell'area, poi ci vuole il tempismo, l'esplosività, la forza. Questo è il secondo gol di Bremer, poi l'altro è contro il Cagliari, Scaraventi in avanti della Juve. Il Junior ancora con questa battuta stavolta più alta verso Gatti che la tocca, sbagliato dire, poteva essere angolo ma è punizione della Juve, una palla partita.
partita, angolo battuto molto alto con Jandré che può riproporre con il colpo di testa, palla che rimane lì, Kabak che prova a buttarla dentro, non ce la fa, libera Locatelli, finisce la partita, Lecce Juve è storia, e Allegri, anzi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, reaccia contro l'Empoli.